L'Italia è un paese per vecchi. Parafrasando un celebre film dei fratelli Coen, emerge sempre più un'attenzione verso il benessere degli over 65. Gli anziani rappresentano il 20% della popolazione italiana e in Bergamasca sono un quinto dei residenti, circa 200.000. Il 2012 è stato proclamato Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. Per questo l'assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con Politerapica e Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice, promuove la salute che spettacolo. Una serie di incontri ed eventi per diffondere l'idea dell'anziano come soggetto attivo e propositivo della comunità. Vogliamo che la marginalità dovuta all'età anziana entri nella comunità e la apra, quindi spettacoli, incontri, riflessioni scientifiche, movimento, tutto quello che può aiutare l'anziano a vivere meglio. Io mi aspetto, il superamento di una mentalità per cui oltre una certa età si finisce ai margini. I 5 incontri, gratuiti e aperti a tutti a partire da sabato 17 marzo, affronteranno temi quali gli affetti, l'alimentazione, l'attività fisica, le malattie legate alla vecchiaia e saranno poi seguiti da rappresentazioni teatrali e momenti di confronto con esperti. La necessità di un invecchiamento attivo è una realtà sempre più urgente, dettata dall'allungamento delle prospettive di vita e da un'età di pensionamento spostata in avanti e consente così di intervenire in settori come assistenza sanitaria, servizi sociali, volontariato, istruzione. Maggiore socializzazione, diciamo così, dell'anziano, perché l'anziano nel 78% dei casi è l'ultra 65enne, sta bene, non corrisponde allo stereotipo sulla carrozzella, quindi vuole vivere e questa iniziativa fa vivere meglio l'anziano.